Allora, ringrazio tutti voi presenti, naturalmente l'amministrazione è rappresentata dal sindaco e dall'assessore Biasillo, il professor Pinto che ascolteremo a breve e Marco, perché è grazie a Marco che siamo qui a presentare questa sua prima esposizione a fondi. Le persone che sono vicine a Marco, che lo conoscono da tempo, sanno del suo percorso artistico, sanno delle sue esposizioni in altre città della provincia, anche italiane, sanno di un saggio critico che è uscito negli Stati Uniti sulla sua produzione artistica, ma difficilmente hanno potuto vedere in mostra le sue, almeno una parte rappresentativa della sua creatività. E quindi l'occasione di oggi, che poi è ditelo ad amici, a parenti, a conoscenti, l'esposizione resterà aperta fino a domenica della prossima settimana, consentirà a tutti di scoprire per la prima volta questo giovane artista. Dico giovane perché, essendo quasi coetaneo, mi apparento con lui e quindi me la sono cavata. Parlare di Marco è un po' imbarazzante, perché reputandomi suo amico la cosa mi crea qualche problema, però a ripensarci forse è la maniera più opportuna, cioè farsi presentare da una persona amica. Perché? Perché appunto, avendo avuto l'opportunità di conoscerlo da tempo, da oltre un decennio, mi viene più semplice probabilmente introdurlo, e ripeto, solo introdurlo, perché non spetta a me fare un discorso analitico e critico sulla sua arte che spetta al professor Pinto. Io vorrei ricordare uno dei primi momenti in cui ho visto Marco. Ormai sono passati oltre 10 anni, se non erro era il 2001, quando era ancora fidanzato con la sua attuale moglie Sabina, che saluto, e io ero ancora fidanzato con la mia attuale moglie. Ci incontrammo a Terracina, eccola lì, ci incontrammo a Terracina. Ah, ma anche voi siete qui, come mai? No, siamo andati a vedere Il mestiere delle armi di Olmi al Traiano, e noi eravamo appena usciti dalla stessa proiezione. Marco lo conoscevo appena da poche settimane, pochi mesi, adesso non ricordo. Dissi subito: però questo qua non mi dispiace, va a vedere gli stessi film che vedo io, si creerà una sintonia. In realtà la sintonia si è creata, perché abbiamo condiviso delle riflessioni sull'arte, sul cinema, su tante cose. E a ripensarci bene, quel film forse fa da trade union con l'esposizione di oggi, soprattutto per quelle opere che vedrete, che fanno parte dell'ultima parte del percorso artistico di Marco. Perché Il mestiere delle armi di Olmi, che è una riflessione sul potere, sui rapporti di forza tra gli uomini, è anche un film molto figurativo, pittorico direi, ed è un film che ha questo impianto pittorico molto forte, molto plastico. Ci sono queste distese di neve abbaglianti, ci sono queste notti molto cupe, ci sono queste nubi che incombono sui guerriglieri che stanno per darsi battaglia. Sono queste nubi, la plasticità di queste nubi me la ritrovo anche nell'ultima fase del percorso creativo di Marco, e voglio credere, come credo che questa è una cosa che appartenga un po' a tutti gli artisti, che un seme sia stato gettato anche da quel film, così come da altre letture, così come da altre mostre, cataloghi d'arte e ricerca personale artistica. Tutto concorre a formare il percorso creativo di una persona. Avrete l'opportunità di vedere che questo percorso è durato diverso tempo, dura da diverso tempo, perché non si è certo esaurito, è circa un ventennio. Noterete naturalmente nell'arco di questo percorso dei cambiamenti di approccio, una fase più astratta fino ad arrivare al naturalismo dell'ultimo periodo. Però credo che se c'è un tratto che contraddistingue diciamo il percorso di Marco Pascarella, sia quello di una coerenza, di un rigore che gli è sempre appartenuto, sia come persona ma anche come artista, che si riflette nelle sue tele. Questo rigore si vede dal tratto, dalla qualità del tratto, da tanti altri aspetti che non voglio approfondire perché, ripeto, non è mio mestiere. Ma una cosa è certa: la pittura di Marco non mi ha mai lasciato indifferente. È qualcosa che sollecita l'attenzione, spinge a riflettere, e questo credo che debba far parte dell'opera d'arte. Non c'è opera d'arte senza questo stimolo alla riflessione, al pensiero,
altrimenti è tutto banale, è tutto piatto. Non è questo il caso e con Marco siamo veramente immersi in un percorso creativo il cui dispiegamento poi Rosario Pinto ci racconterà brevemente. Allora lascio la parola al sindaco e all'assessore per i loro saluti istituzionali. Grazie, buonasera a tutti. A differenza di Marco Grossi, ho conosciuto Marco Pascarella soltanto nel momento in cui c'è stata la proposta di organizzare questa sua prima personale qui a Fondi e questa sera poi ho avuto modo di conoscerlo personalmente e credo che il primissimo approccio sia quello che bene Marco ha delineato in una persona che evidentemente ha voluto esprimere attraverso questo ventennio di un percorso artistico che è mutato, che è cresciuto e che lo contraddistingue attraverso una linea che poi al di là dei periodi della sua attività artistica è rimasta inalterata. A noi con gran piacere fa ospitare un evento del genere perché ci dà ancora una volta l'occasione di inorgoglirci di avere qui a Fondi diversi talenti, soprattutto nella pittura, che non siano solo alcuni ad avere la titolarità. Io credo che siano in tanti ad avere delle doti che non sempre vengono poi messe a disposizione di tutti e allora benvengono le proposte delle associazioni e dell'assessorato a voler dare la possibilità ai nostri artisti, giovani e meno giovani, ma Marco sicuramente appartiene ai giovani, per ovviamente affinità anche per la mia età, per far sì che questa comunità cresca attraverso anche questi tipi di eventi. E questo è un grande motivo di soddisfazione perché riteniamo che questa comunità abbia dato dimostrazione nel corso degli ultimi anni di una grande crescita e questo lo si deve a questo fermento che si vive con grande determinazione e lo si deve anche alla possibilità di aver potuto accogliere le tante iniziative. Tra l'altro in questo luogo che fa da cornice meravigliosa, soprattutto per chi, credo, vedendo i volti non è di Fondi e che vede in questo quello che è il simbolo della nostra città, ma che sta diventando sempre più, insieme ad un complesso più ampio, quello che è il cuore culturale della nostra città. Io faccio i complimenti a Marco per aver voluto dare anche a noi questa opportunità di conoscerlo da un punto di vista artistico e spero che lui possa proseguire, perché ovviamente la sua produzione artistica si arricchisca sempre più anche attraverso quelle che sono le metamorfosi fisiologiche di un artista che ci permetteranno sicuramente di ritrovarlo non solo qui ma anche altrove, con un augurio che tu possa ovviamente proseguirlo questo tuo cammino con grande soddisfazione, che possa essere anche un'occasione per portare il nome della città di Fondi anche in altre località con le tue personali. Grazie a tutti e buon proseguimento. Siccome si parla sempre, si comincia a parlare di età, quasi quasi mi era venuta voglia di andare via, no? Hanno fatto un trio qua, tutto di giovanotti, però meno male che io e il professore ce la caviamo in due, almeno un po' di sostegno c'è. Benvenuti intanto a questa presentazione, naturalmente in questo luogo meraviglioso, come diceva il sindaco, che è diventato un po' il cuore di tutta l'attività culturale di questa città. È da un po' di tempo che i giovani veramente vengono fuori con tanta grinta e con tanta voglia di fare bene e noi naturalmente li accogliamo nel modo possibile. Non abbiamo grandi risorse, però tentiamo di fare al meglio tutto quello che possiamo fare. Questa serata è dedicata tutta a Marco Pascarella, anche io l'ho conosciuto non da molto, da poco. Sì, si era presentato insieme a Marco, nostro amico Marco Grossi, per fare qualcosa con noi e abbiamo accettato di buon grado questa sua mostra, che è particolare. Qui in questo castello le mostre che si susseguono sono tante. Ultimamente abbiamo concluso da qualche giorno una mostra di falsi d'autore, anche quella molto bella, però certo non originale. Qui abbiamo la possibilità di vedere un artista che dispiega in maniera strettamente personale. Basta guardare un po' i quadri che sono qui in mostra, il tratto è un tratto unico e naturalmente non può che essere così quando poi dietro c'è la mano di un artista vero, perché in genere si scimmiottano un po' i grandi maestri, si va alla ricerca di qualcosa di già dato, di già visto. Obiettivamente qui con Marco Pascarella c'è qualcosa di mai visto e questo è secondo me il tratto più bello di quella caratterizzazione delle sue opere.
quindi felicissimo di averlo qua con noi. Mi auguro che abbiate la bontà di trasmettere a tutti il desiderio di venire a visitare questa bellissima mostra, e voglio ringraziare, a conclusione un po' di questo mio piccolo intervento, quelli che hanno collaborato con noi per fare questa mostra, in particolare l'ARS, che ci dà un sostegno forte anche in questa iniziativa, come in tante altre iniziative. Ecco, l'associazionismo di questa città è cresciuto, sta crescendo, e anche gli artisti si manifestano in maniera più decisa. Io mi auguro che anche con Marco questa cosa venga confermata, e sarà sicuramente così, e mi auguro buona visione e buona serata. Grazie e a risentirci presto. Grazie assessore, grazie al sindaco. Inviterei il professor Pinto ad avvicinarsi per problemi di cavo, se non le dispiace, così siamo vicini. Professor Pinto, oltre che insomma ci illustrerà oggi brevemente, per ragioni di tempo, il percorso di Marco Pascarella, è autore di un saggio molto acuto sulla sua pittura. Spesso ci capita di visitare delle mostre, di andare ad vernissage, di sfogliare dei cataloghi o delle brochure di presentazione. Con grave dispiacere ci accorgiamo che queste presentazioni si assomigliano un po' tutte, rischiano di dire le stesse cose, l'autore si rifà, l'autore assomiglia, eccetera, eccetera. Nulla di questo troviamo nel saggio del professor Pinto, perché, e lo si vede da come lo introduce, non è una dichiarazione secca sull'autore, un'analisi critica molto schematica, ma è un vero e proprio saggio articolato che parte dal barocco per addentrarsi nel rococò fino al multiforme Novecento, dove va a pescare i punti di contatto che l'arte di Marco Pascarella necessariamente ha con l'arte che lo ha preceduto. Quindi invito chi può a leggere il saggio che è in questo breve catalogo e riassume un po' la mostra di oggi, perché è raro imbattersi in queste riflessioni critiche molto, molto acute, molto approfondite. Professor Pinto, per chi non ha avuto mai modo di leggere dei suoi scritti, è critico e storico dell'arte, ha svolto la sua attività sia presso l'Università di Napoli che presso l'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, ha diretto diverse pinacoteche, musei e istituti d'arte, collaborando naturalmente con numerosi quotidiani e riviste per le pagine dedicate all'arte, e naturalmente autore anche di numerosi studi sull'arte e le sue molteplici rappresentazioni. A lui la parola, prego. Grazie per questa, sì, grazie per questa presentazione, ma insomma mi sento un po' più piccolo delle cose che lei ha avuto la bontà di dire a mio proposito, e poi le cose invece che vanno dette sono a proposito di Marco Pascarella, per il quale noi siamo qui stasera, e questo mio contributo di riflessione vuole essere non una aggiunta alle cose che ho cercato di mettere in evidenza nello scritto che correda questa pubblicazione che accompagna la mostra, ma vogliono essere piuttosto, come dire, una sorta di invito alla lettura delle opere che possiamo fare qui de visu stasera, facendo innanzitutto una premessa. La premessa è la seguente: che l'intervento del critico, l'intervento dello storico dell'arte non deve mai servire a spiegare le opere di un artista, per il semplice motivo che le opere di un artista si spiegano da sole, e il critico d'arte, lo storico dell'arte, se è onesto, deve limitarsi con un passo indietro a fornire ai visitatori, ai fruitori, degli strumenti di lettura, affinché ciascuno possa avere un rapporto individuale privilegiato, un rapporto di contatto con ciascuna opera d'arte. Perché ogni opera d'arte, guardate, è uno specchio. E l'artista ha una capacità che gli è propria: costruire questo specchio in maniera tale che ogni fruitore nell'opera d'arte deve poter trovare se stesso.
Allora, se l'opera d'arte è riuscita, ed in questo caso noi ci troviamo di fronte ad opere d'arte profondamente riuscite, noi osservandole dobbiamo ritrovare noi stessi. Che cosa di noi stessi? Il nostro animo, le nostre sensibilità, le nostre proiezioni morali, intellettuali, quant'altro. E il critico d'arte che cosa deve fare? Deve fare un po' maieuticamente, da levatrice, diciamo, da facilitatore di questo compito di drenaggio culturale che avviene fra l'opera e il fruitore. Ed è proprio per questi motivi che anche nella presentazione dell'opera di Marco Pascarella, come il dottor Grossi prima indicava, io credo che sia sempre opportuno fornire delle ragioni contestuali, delle ragioni di inquadramento complessivo, proprio perché quelle cose sono lo strumento attraverso il quale si può cominciare ad avere una prospettiva di inquadramento, poi il contatto individuale. E allora, scendendo un attimo più nel dettaglio, ma senza con questo volervi tediare, perché se proprio volete tediarvi vi leggete tutto quello che ho scritto, e allora a questo punto io cercherò di dire qualche piccolo flash che può essere così, come dire, una forma di introduzione a queste cose. Anche qui consentitemi di dire il senso del rapporto con Marco e quindi il senso del mio intervento nel contesto di questa operazione culturale. Conosco Marco da un po' di tempo, da un po' di anni, avendo avuto piacere di osservare già qualche sua cosa, delle sue cose, presentando anche delle rassegne anche nella Pinacoteca di Gaeta, di cui alcuni anni fa, oltre che da fondatore, ne sono stato anche direttore. E già in quel contesto emergevano una serie di cose che mettevano in particolare evidenza l'opera e soprattutto l'operare di Marco Pascarella. E poi, quando successivamente abbiamo preso contatto in modo anche più diretto per produrre questa mostra, io ho immaginato che si dovesse puntare su un dato sostanziale, e cioè non fare quello che abitualmente si fa nelle mostre di pittura, e cioè presentare l'ultima produzione dell'artista. Le ultime cose, quelle più fresche che ha fatto, che in qualche modo contengono dentro di sé tutto il precedente e costituiscono il filtrato di un'esperienza. Ma io ho suggerito che si facesse qualche altra cosa, e che cioè si partisse anche da lontano e si procedesse anche, direi, per scaglioni e per gradi, in maniera tale da rappresentare nella sua completezza, o perlomeno in una idea di completezza, la personalità dell'artista, di guisa che il fruitore della mostra possa avere una sorta di opportunità di osservazione a 360 gradi della personalità dell'artista, e così anche quello che di prima acchito potrebbe sembrare un catalogo dell'artista, di fatto ne diventa un ritratto monografico, diventa una monografia che illustra non un periodo, un segmento, generalmente l'ultimo, ma che invece illustra tutta la personalità dell'artista. Perché questa scelta? Per un motivo molto semplice, non certamente di ordine opportunistico, ma per un motivo molto semplice, che è quello di presentare un artista nella ricchezza delle sue sfaccettature. Sfaccettature che sono, nel caso di Marco Pascarella, particolarmente intriganti. Perché? Per un motivo molto semplice, perché se voi, guardando questa mostra, osservate insieme con i titoli delle opere anche gli anni della loro produzione, vi convincete subito di un dato, che noi attraversiamo con l'opera di Marco, come dire, una serie di fasi.
se avrete la bontà e la pazienza soprattutto di leggere il contenuto del testo, vedrete che sostanzialmente ho individuato quattro fasi, quattro momenti con una loro cronologia a scalare che individuano nell'opera di Marco Pascarella dei momenti particolari. Guardate, una delle caratteristiche fondamentali di un artista è quella di mantenere sempre viva una sua coerenza di fondo. Questo è vero in tutti i grandi artisti di tutte le epoche, di tutti i momenti, di tutte le nazioni. Diffidate sempre di quegli artisti che si dicono capaci di far tutto, che sono, come dire, buoni per tutte le stagioni. Un artista è valido ed è grande se ha sempre una sua intima coerenza, una cifra stilistica e operativa, un ductus capace di identificarlo in quanto tale. Ora, queste fasi che attraversa l'attività di Marco Pascarella dagli anni 90, dai primissimi anni 90 e fino ad oggi, che cosa ci mostrano? Ci mostrano la continuità di questo elemento identificativo della sua personalità, quindi questo elemento fattore di coerenza, all'interno di una successione di momenti evolutivi che segnano evidentemente il progresso di crescita, l'evoluzione delle manifestazioni con le quali egli si presenta. Quindi andiamo a cercare questo fattore di coerenza e cerchiamo di capire in che cosa esso consiste. Questo fattore di coerenza consiste in un rapporto particolarmente intenso e vissuto che Marco ha con la materia. La materia che cos'è? La materia è il pigmento, la materia è il contatto immediato con le cose, con la oggettualità della tela, del cartoncino, della matita, dell'acrilico, di tutto quello che volete voi come strumento produttivo, fino a creare una immedesimazione corporea dell'artista con i materiali di cui si serve. Questo è il senso della matericità nell'arte contemporanea. E questo è il senso della matericità in quella che si definisce la produzione informale. Quindi generalmente si mette d'intesa insieme matericità e informale, informale inteso proprio come la gestualità, il gesto che si muove quasi inavvertitamente a creare forme che non hanno una loro precisa corrispondenza con l'oggetto concreto. Ora, di solito non avviene quello che è avvenuto invece in Marco, e che cioè un processo di trasformazione graduale è avvenuto mantenendo costante questo rapporto con la materia, dal trattamento di una immagine senza apparente rapporto con l'oggettualità empirica, quindi con la rappresentazione, se volete con la figurazione delle cose, arrivando invece poi man mano a costruire un'immagine ricca di elementi di riscontro con il reale fenomenico, con il reale che appartiene alla nostra esperienza quotidiana. Questo rapporto che Marco ha conquistato con gli oggetti nel corso di questi decenni è un rapporto che non ha mai però lasciato cadere la intrinsecità materica di cui si nutre la sua pittura, ed ecco il senso della coerenza profonda che lo distingue. Dove va spalmato tutto ciò? Va spalmato su un orizzonte molto ampio, un orizzonte che è quello per esempio di una matericità informale che non appartiene ad una gestualità inconsulta. Penso per esempio alla gestualità di un Emilio Vedova, ma è una gestualità più controllata,
una gestualità alla Destael, se volete, che si intride di cognizioni e di consapevolezze anche costruttive, geometriche, tali cioè da implicare uno sforzo della ragione unitamente con una presenza sensoriale. E mano a mano questo ha portato a che cosa? Ha portato alla raffigurazione degli oggetti, delle cose, fino ad ottenere dei livelli di carattere rappresentativo delle cose che si avvicinano, si accostano a quelle stagioni della iperfigurazione europea, o se volete anche del rapporto particolare che hanno avuto gli americani con la figurazione, a partire dai grandi precisionisti che seguirono la stagione dell'Armory Show del 1913, quest'anno fa giusto un secolo da quella grandiosa mostra americana, per arrivare fino ai più vicini a noi, fra gli iperrealisti tipo Chuck Close, eccetera. Ma io penso soprattutto, per quanto riguarda questo rapporto con l'oggetto, alla stagione precisionista, a figure come Schiller e poi successivamente il grande Edward Hopper, la stessa George O'Keeffe, se volete, che sono tutte figure alle quali Marco Pascarella non ha guardato in termini esemplaristici, ma che ha in qualche modo vissuto come clima, come momento di appartenenza e di condivisione generale di un tema, come condivisione generale di una sensibilità creativa. Questo è il dato che emerge. Ora, e concludo, che cosa emerge da tutto questo? Emerge che mano a mano che ci avviciniamo ancora più a noi, questa pittura di Marco si impreziosisce. Si impreziosisce e la cifra, vedete, diventa una cifra particolarmente calligrafica, descrittiva, puntuale, puntuale, fino addirittura a raccogliere un'esperienza che era ormai, se volete, ottocentesca da un certo punto di vista, quella del puntilismo, ma trasfigurandone completamente i tratti e facendola diventare effettiva espressione di una pittura di luce. Una pittura di luce. È stato indicato prima il rapporto col barocco, il rapporto col Seicento, direi soprattutto col Seicento più che barocco, col Seicento del naturalismo caravaggesco, cioè una pittura della luce. E la cosa interessante è proprio questa, osservare come all'interno di questa coerenza materica di cui ho cercato di sottolineare in modo molto imprimente il portato, che possiamo osservare con continuità di sviluppo in tutta l'attività di Pascarella dagli inizi degli anni 90 e fino ad oggi, osservare però una possibilità di lettura della evoluzione creativa all'interno di questa coerenza materica come una progressiva conquista di una coscienza della luce sempre più profonda e sempre più avvertita. E allora noi ci convinciamo che questo percorso che attraversa, distorce, interpreta la realtà delle cose sempre in una dinamica oggettiva e talvolta con oscillazioni di maggiore o minore sensibilità oggettuale, si fa portatrice di un percorso che nella coerenza materica trasforma la bruta materia in esperienza di luce. Grazie. Altro che suggerimento di lettura, lei ci ha creato un viatico per esplorare questa mostra. Io penso che Marco non possa aver avuto che viatico migliore, e vincendo la sua ritrosia comunque due parole ce le deve dire.
Molto, molto volentieri. Ecco, è difficile aggiungere qualcosa dopo l'intervento del professore Rosario Pinto, che ha argomentato con un'ampiezza straordinaria che io naturalmente non posso eguagliare. Io vorrei, prima di procedere con qualche breve considerazione personale, ringraziare innanzitutto l'amministrazione di fondi che ha reso possibile questo evento nella persona del sindaco Salvatore De Meo, che ha voluto farci l'onore di essere qui nonostante i suoi numerosi impegni. Contemporaneamente a questo evento si stanno svolgendo altre cose, lui è qui, è venuto a salutarci, io lo ringrazio con forza e con convinzione. L'assessore alla cultura Lucio Biasillo, che pure mi è stato vicino e che ha reso possibile questo evento, Marco Grossi, responsabile delle pubbliche relazioni, che ha svolto un prezioso ruolo, Sandro Sposito, che rappresenta l'associazione ARS, che è lì in mezzo al pubblico. Lo ringrazio perché l'associazione ARS è ente patrocinatore insieme al Comune di Fondi. Allora, passiamo a pochissime brevi riflessioni, più che altro qualche coordinata, qualche indicazione. Il professore ha fatto riferimento ad alcuni artisti, alcuni movimenti del Novecento. Io mi abbevero al Novecento, la mia arte nasce da lì, mi sono formato con la cultura del Novecento. Noi in questo momento siamo in un momento di passaggio e sentiamo ancora gli influssi del Novecento, siamo in mezzo al guado, siamo nel XXI secolo, però gli influssi del Novecento perdureranno ancora per molto. Che cosa ho tratto da questo secolo, che è il più complesso di tutti, il secolo delle avanguardie, il secolo dove le avanguardie vogliono sovvertire tutto, dove poi si ripristina il classicismo con il ritorno all'ordine, dove si arriva a formulare addirittura la retroguardia, cioè l'impossibilità di un progetto nel senso del progresso dell'arte e la necessità poi di rivolgersi al passato e di citarlo. Cosa ho tratto io dal Novecento? Ho tratto il senso della complessità, la complessità del mondo, della vita, quindi una pluralità di gesti, di segni, di culture che si intrecciano e che si attraversano e che generano continuamente nuove idee, nuove istanze, modi nuovi, sempre nuovi di intendere la realtà. Questa è una lezione, credo, la più importante del Novecento. In questo momento di passaggio da un secolo all'altro, poi vengono a cadere tutte le certezze, le principali categorie ideologiche, per cui l'artista tende a riferirsi alla storia dell'arte come se le esperienze fossero tutte quante su uno stesso piano, come se fossero tutte contemporanee. Questo è quello che ho fatto io. Io ho guardato al Novecento, ho guardato anche all'arte del passato e ho cercato di filtrarla attraverso la mia sensibilità. Mi sono riconosciuto, diciamo, sempre la libertà di determinarmi secondo il mio sentire, di essere libero di attingere a tutte le esperienze del passato e della modernità. Se consideriamo il romanticismo o anche il periodo successivo del naturalismo, sono dati oggi ancora attingibili, sono dati ancora producenti, cioè sono fenomeni producenti ai giorni nostri, per il motivo che vi ho detto prima, perché quando si moltiplicano queste trasversalità nel passaggio da un secolo all'altro, allora diventa possibile attingere anche al passato e renderlo attuale. Quindi l'artista cosa può fare? Può prendere questi segmenti, li può innestare sul ramo del presente, può costruire nuove piante. Questa è la mia ambizione, quello che ho cercato di fare. Ed è il principio che mi ha guidato finora. Non è stato un impedimento, è stato uno strumento del quale mi sono servito per esprimere con la libertà necessaria le idee, le forme, i principi che io fin dall'inizio ho posto alla base del mio lavoro, a fondamento del mio lavoro.
Non avrei altro da dire. Vi ringrazio. Già che riuscite a dire tutto questo mi ha stupito, quindi ti sei fatto forza. Da quello che Marco ha detto e da come lo ha detto si esplicita ancora di più la sua natura di artista e di artista colto, se posso aggiungerlo, anche se le due cose non si dovrebbero sommare, perché già dire artista dovrebbe comprenderlo. È stata una bella presentazione. Sono contento perché abbiamo sentito dei bei contributi e c'è stata una bella partecipazione. Godetevi la mostra e brindiamo a Marco Pascarella. We'll be right back.